bisogno anche i partecipanti che accettano la registrazione, accettate la registrazione. Saluto anche Vincenzo, Anna, Mario, Franco, Antonella, ecco, spero di non essermi dimenticato nessuno delle persone, dei volontari che fanno parte della nostra equip centrale insieme a Monica e a Sonia. Grazie per il lavoro, ecco, di impostazione, no, di questo percorso articolato in sei incontri dal 3 ottobre, cioè da oggi al 14 dicembre. Grazie a tutti voi per il lavoro che comunque state già svolgendo, no, nelle vostre realtà, di sostegno anche alle comunità parrocchiali attraverso l'Officina delle Opportunità. Io vorrei dire anzitutto a che punto siamo. Abbiamo fatto, mi sembra, dei passi in avanti molto importanti con la Regione Lazio e con Roma Capitale, oltre agli accordi già sottoscritti, no, sul piano più operativo, però qui abbiamo registrato anche nel corso dell'estate, ci siamo incontrati, si sta per riunire il gruppo di lavoro più tecnico che cerca di formalizzare il protocollo d'intesa, l'accordo finale tra Caritas di Roma, Vicariato di Roma e Roma Capitale e Regione Lazio, potrebbe aggiungersi anche un altro soggetto, in modo tale da poter dare un avvio anche ufficiale, formale e pubblico al progetto stesso, Officina dell'Opportunità. E quindi, diciamo, le condizioni sono promettenti, non aggiungo altro perché preferisco prima che si formalizzi e si chiuda questo lungo percorso, dove c'è una disponibilità, la conferma di una disponibilità, diciamo, di carattere politico, comunque dichiarata, ma c'è la necessità anche di formalizzare alcuni atti e speriamo ormai di poterlo fare abbastanza presto. Ecco, io credo che i prossimi passi siano innanzitutto la formalizzazione di questo accordo, di questa partnership che andrebbe a rinnovarsi dopo l'esperienza del Fondo di Alleanza per Roma e quindi del Fondo Gesù Divino Lavoratore. Credo sia importante sottolineare ed apprezzare molto anche il consolidamento che è in atto della rete dei PDA nelle diverse prefetture. Questo è un aspetto molto importante che credo che sia la base poi di tutto, cioè se non ci fosse il vostro diretto concorso evidentemente sarebbe difficile poi dare seguito a delle buone intenzioni. Gli appuntamenti per quanto riguarda il percorso di formazione già sono a voi noti perché sono stati riprodotti nella locandina, no? Che scandisce questo nostro percorso di formazione. È importante oggi che inseriamo questa nostra avventura, questa nostra sperimentazione, questa nostra tenacia, perché c'è molta tenacia, no? Che ci caratterizza nel voler evitare così di far terminare l'esperienza fatta nel periodo più stretto, più stringente della pandemia, proprio per dare continuità. Abbiamo detto che è la prima volta nella storia della Caritas di Roma che c'è una sezione lavoro. E su questo vogliamo assolutamente importante. Ma dicevo, è significativo iniziare oggi questo incontro di formazione perché è giusto ed è necessario, e da qui l'invito che abbiamo rivolto a Olivier, che ringrazio nuovamente, contestualizzare questo nostro percorso all'interno un po' di quello che è la cornice più generale, il lavoro come valore, la cornice pastorale, direi la dottrina sociale della Chiesa, no? Che ha una focalizzazione storica, secolare, ormai per quanto riguarda il tema appunto del lavoro. Quindi questa riunione, questo incontro introduttivo ci dà appunto questa cornice che è piena di significati, ma è anche legata, se vogliamo, a una tradizione. Io concludo ricordando quelli che sono i due nostri capisaldi, cioè quei due capisaldi che legittimano la Caritas a occuparsi così in prima persona dell'inserimento lavorativo. Noi altrimenti non saremmo legittimati, perché non siamo un'agenzia per il lavoro, ci sono altri soggetti, altri attori pubblici, privati, del privato sociale, del terzo settore, che hanno una vastissima esperienza sul tema del lavoro, quindi dai quali possiamo solo apprendere o chiedere sostegno. Quali sono i due tratti distintivi, i due capisaldi su cui noi possiamo dire è importante che non ci tiriamo indietro?
se avete mai avuto modo di leggere il bellissimo messaggio che anche quest'anno il Papa ha fatto, ci ha proposto per la giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domenica 13 novembre, anche lì questo tema viene fuori, no? Legato proprio a una dimensione della carità che è rivolta a promuovere la dignità della persona, e quindi nel nostro caso il lavoro. Questi due capisaldi sono, primo, noi ci occupiamo degli scartati, cioè ci occupiamo di quelle persone che per definizione sono state, sono e saranno fuori dal mercato del lavoro, perché poco qualificati, perché formalmente impresentabili, ok? Sono quelle persone che in grande prevalenza si sono rivolte a noi attraverso il Fondo Gesù Divino Lavoratore. Noi scommettiamo, anche se la parola scommettiamo non mi piace, cioè noi riconosciamo le potenzialità che molte persone, molte di queste persone hanno per esercitare un ruolo attivo per risollevarsi. Sì. Il secondo capisaldo si chiama accompagnamento, cioè noi non facciamo orientamento al lavoro, sto esagerando per intenderci. Quello che noi possiamo dare è la conoscenza delle persone, delle situazioni e il fatto che ci mettiamo accanto come dei compagni di strada, come delle compagne di strada, che ci mettiamo accanto a queste persone per seguirle. Cosa che un'agenzia relazionale del lavoro tendenzialmente non fa, ma ha delle oggettive difficoltà a farlo. Lo può fare online, ma quello che noi stiamo parlando di fare invece è un'attività di accompagnamento quasi fisico, oltre che spirituale. E accompagniamo sia queste persone, ma anche coloro, anche piccoli commercianti, piccole imprese, artigiani, professionisti, che saranno disponibili ad accogliermi nella formazione, nella qualificazione, ma poi in quelle due parole fondamentali che sono l'inserimento lavorativo. Non so se è chiaro, ma io questo lo dico per anche un po' liberarci dal un senso di dover fare un qualcosa che non ci appartiene. Quello che sicuramente ci appartiene sono questi due capisaldi. Contiamo, puntiamo su queste persone che altrimenti facilmente sono fuori, resteranno fuori dal mercato del lavoro e che qualcuno pensa che si debbano solo assistere, mentre invece noi vogliamo fare un lavoro di recupero e valorizzazione delle risorse che hanno dentro, da un lato, e dall'altro dal fatto che le accompagniamo sul territorio, con le comunità parrocchiane, con le comunità religiose, con gli uomini e le donne di buona volontà, anche se non credenti, ma in sintonia con questo nostro progetto. Poi certamente chiediamo a ognuno di fare la propria parte, quindi anche alle autorità pubbliche, alle agenzie del lavoro, al mondo delle imprese, ma i due capisaldi secondo me sono quelli che devono illuminarci in questo percorso. Ogni qualvolta una di queste persone trova un posto di lavoro, per noi è una grande festa, perché è la dimostrazione che ce la si può fare se si crede su di loro. Siccome vedo che mi sto dilungando troppo, la pianto qui. Vi ringrazio molto, potrò restare con voi una parte del nostro incontro di formazione, ma poi in particolare attraverso Monica e Sonia mi tengo aggiornato. Ogni tanto delle buone notizie qui e là per le prefetture di Roma, per qualche parlo mi dice, oh, ma ci stanno quelle delle officine delle opportunità che mi stanno campinando, ma insomma gente brava e convinta. Ecco, questo per me è una grande gioia, perché la conferma che siete le persone giuste. Quindi grazie, buon lavoro, e do la parola a Monica che conduce appunto questo incontro. Grazie, grazie mille Giustino, è vero che li stiamo tampinando, assolutamente vero, poveretti. Iniziamo quindi la giornata di oggi, il primo incontro. Adesso condivideremo delle slide che noi abbiamo preparato, che spiegano più o meno e riprendono anche quello che Giustino ci stava dicendo. Allora, questo è il primo incontro di una serie di incontri che per ora abbiamo previsto sino al 14 dicembre, ma non sappiamo l'anno nuovo cosa ci porterà, perché potrebbe portarci tante belle nuove notizie, quindi potremmo anche prolungare. E, dunque, che cosa faremo oggi? Vediamo un po'.
Appunto, come anticipava Giustino, abbiamo chiesto a Oliviero di partecipare per aiutarci a dare un inquadramento, una cornice pastorale a quello che stiamo facendo, perché ragionando in equip ci siamo anche detti forse è il caso di ripartire poi dal valore, no? E quindi l'abbiamo chiamato proprio il lavoro come valore, un po' uno scioglilingua, però insomma più o meno il tema è quello, no? Il tema del lavoro come dignità, come inclusione sociale e così via. Vi illustro brevemente il percorso che faremo nei prossimi incontri, che prevede appunto l'incontro di oggi, l'incontro prossimo, per una questione di incrocio di agende, di appuntamenti, si sono accumulati un po' di appuntamenti a ottobre, ma ci sembrava comunque importante non perdere l'occasione. Ve lo spiegheremo poi, però il 10 e l'11 ottobre faremo l'incontro con i CoL, perché abbiamo firmato anche con loro un protocollo di collaborazione e verrà diviso per territori, per settori. A questo incontro, oltre noi, insomma, noi Rete Caritas, saranno presenti anche i referenti dei CoL territoriali. Sarà una bella occasione, insomma, per fare una chiacchierata tutti insieme. Il 19 ottobre affronteremo insieme, appunto, come diceva giustamente il direttore, con persone che tecnicamente fanno questo da tanto tempo, la questione molto sentita a livello parrocchiale specialmente del lavoro domestico, cioè come gestire la questione del lavoro domestico, cosa vuol dire intermediazione lavorativa, cosa si può fare, cosa non si può fare e così via. Per gli altri due appuntamenti abbiamo chiesto a persone che ci sono vicine, che già lavorano con noi, di venire a darci una mano su alcune tematiche. Avremo l'incontro con Umana Forma, che è l'ente di formazione dell'Agenzia per il Lavoro Umana. La responsabile di Umana Forma è persona molto sensibile al tema e al tema dell'inclusione lavorativa, e le abbiamo chiesto di appunto condividere con noi quelli che sono gli scenari, che sono poi vediamo in rapido mutamento con tutte le cose che stanno accadendo. E l'ultimo incontro che abbiamo fissato per il 14 dicembre sarà proprio riferito al rapporto tra formazione e orientamento. Anche qui abbiamo chiesto a un altro partner con cui abbiamo firmato un protocollo, che si chiama ENUIP, che già collabora con Caritas da tanto tempo, di venire a raccontarci un po' quello che fanno loro. Essendo ente di formazione, fanno tutto internamente e hanno, come dire, una serie di sedi sparse sul territorio di Roma. Insomma, interessante anche il loro punto di vista. Una volta descritto il percorso, appunto, nella seconda parte, dopo l'intervento di Oliviero, Sonia ci racconterà, vi racconteremo quello che abbiamo fatto. Officina è nata formalmente a gennaio, ma diciamo operativamente l'operatività è partita a marzo, quando abbiamo finito la formazione, e quindi vi racconteremo un po' quello che abbiamo visto in questi mesi di attività, cioè chi si rivolge a noi, come ha funzionato la rete, quali sono gli aspetti che si possono evidenziare e che tipo di interventi noi facciamo, sia di primo che di secondo livello. Niente, più o meno è tutto rispetto a quello che andremo a fare. Quindi a questo punto io lascerei la parola a Oliviero, che appunto ci racconterà. Ah no, aspettate, mi ero preparata un'altra cosa prima. Ogni incontro che faremo ci concentreremo su alcune parole in fase iniziale. E le parole che abbiamo scelto oggi sono appunto quelle che caratterizzano l'obiettivo di Officina dell'Opportunità, no? Quello che diceva il direttore prima. Quindi noi parliamo di inclusione sociale, di inclusione lavorativa, perché all'interno dei nostri valori c'è il fatto che tutti gli individui devono poter vivere e lavorare a prescindere da elementi limitanti che appunto sono spesso caratterizzanti di una fragilità più o meno elevata a livello sociale, devono poter partecipare, vivere e lavorare e poter essere parte di una comunità inclusiva che li include e li accoglie.
Chiaramente l'inclusione lavorativa, noi abbiamo messo come obiettivo inclusione socio-lavorativa, chiaramente l'inclusione lavorativa è una componente fondamentale dell'inclusione sociale, nel senso che poi è sul luogo di lavoro che si gioca la partita delle pari opportunità e dell'accesso equo nel mondo del lavoro. Il tema è molto vasto, però ci tenevo insomma intanto a fissare questi due concetti. E l'altro concetto che ci tenevo a condividere con voi è quello della fragilità. Si è detto tanto, ci sono tantissime definizioni, noi li chiamiamo i poveri, gli scartati, le persone fragili e così via. Quello che io ci tenevo a condividere con voi è la fragilità relativa al mondo del lavoro, al di là della fragilità sociale in senso lato. Quindi sono queste persone che diceva anche il direttore che si affacciano al mondo del lavoro prima di tutto con una scarsa percezione di efficacia, cioè pensano di non poter fare, di non saper fare, con la sensazione di non essere all'altezza dei compiti da fronteggiare, con bassa capacità di progettarsi. Questo voi avete tutti esperienza, quindi sapete bene che il medio termine non fa parte della capacità dei nostri quando vengono a chiederci aiuto. E una tendenza, anche questa la stiamo riscontrando, sarà interessante parlarne poi se vorrete, una tendenza a disimpegnarsi di fronte a scelte complesse e faticose da prendere, piuttosto che decidere non decido, quando la cosa si fa complicata mi ritiro. Sia tecnicamente, abbiamo cercato di sposare un pochino i due aspetti, no? Sia tecnicamente che anche a livello nostro di animazione pastorale, diciamo che questa fragilità può avere varie sfumature. Ci è capitato di incontrare, poi Sonia ne parlerà diffusamente, una fragilità che attiene appunto alla vulnerabilità, che in realtà è un problema relativo alla capacità di autonomia decisionale principalmente in ambito lavorativo, il saper scegliere, non saper scegliere, essere un pochino avvitati nel momento della scelta, e l'altra è la condizione di svantaggio che anche socialmente è una condizione di elevato livello di complessità e che associa a un bisogno di tipo lavorativo anche tutto quello che può essere poi l'aspetto sociale, no? Quindi disagio abitativo, disagio economico, poi vedrete nel profilo dell'utenza questa cosa ritorna, no? E in queste persone è presente sia la scarsa autonomia, sia la difficoltà proprio di immaginare una progettualità, è quasi una impossibilità a poter comprendere il desiderio, a poter accettare, pensare di essere ancora in grado di desiderare un lavoro migliore, un futuro migliore, una stabilità. In condizioni di svantaggio c'è una carenza di risorse personali, di base trasversali, che non sono solamente professionali, ma riguardano insomma l'individuo a tutto tondo. Ecco, una volta appunto chiarito qual è l'obiettivo e quali sono i pilastri, diciamo, su cui si fonda Officina, adesso sì, do la parola a Oliviero, che appunto al quale abbiamo chiesto di aiutarci a delineare la cornice pastorale del lavoro come valore. A te. Sì, buonasera a tutti. Grazie per questa opportunità, non tanto perché per quello che dirò, ma perché è un'opportunità che mi ha obbligato a centrare alcune cose sulle quali voglio così aprire proprio uno spazio di confronto, di condivisione. Il titolo è un titolone perché va a coprire un po' tutto, va a coprire il mondo del lavoro, va a coprire i lavoratori, va a coprire chi dà lavoro, va a coprire chi gestisce il lavoro, insomma sono tante cose con le quali occorre confrontarsi. Io partirei da due aspetti fondamentali. Uno, e questo mi sembra forse può essere una dimensione pastorale, uscire per un attimo, anche se capisco che è un'esigenza, dalla logica del lavoro come costruzione di un rapporto di dipendenza tra chi offre qualcosa e chi chiede qualcosa. Metterei invece la dimensione del lavoro dentro una visione di relazione. Io credo che la relazione sia l'elemento attraverso il quale noi possiamo dare al lavoro una dignità. Diversamente il lavoro purtroppo c'è, è mal pagato, è mal protetto, è mal custodito
Noi mi pare che insomma, vogliamo uscire fuori da questa logica, no? Come mi piace ricordare, soprattutto me stesso, la Laudato Si inizia col termine chiaro della conversione, cioè di cambiare logiche. Se noi rimaniamo dentro certe logiche, come diceva allora Giustino, questo ha poco senso, no? Ci sono le ACLI che fanno dei corsi di formazione e di accompagnamento bellissimi, c'è il Movimento Cristiano Lavoratori, c'è tutto un mondo che comunque da tempo si sta interrogando, specialmente diciamo dalla, un po' dalla pandemia in poi, anche se poi la pandemia non è che ci ha fatto scoprire cose nuove, le ha solo messe in evidenza, ma insomma la precarietà che è stata in qualche modo esasperata da questa pandemia l'abbiamo abbastanza chiara. Quindi direi che il primo termine è, credo che se noi vogliamo aprirci a una opportunità attraverso il lavoro di costruire qualcosa che sia significativo, che sia socialmente significativo, dobbiamo partire dal ridisegnare o dal ridefinire o dal rinforzare la nostra capacità di relazione con chi incontriamo. Diversamente, il rischio è che andiamo dentro quella cornice, non dico retorica perché non è retorica, ma comunque ormai consolidata, per cui il lavoro deve essere giusto, il lavoro deve essere formativo, il lavoro deve essere riconosciuto, deve essere tutelato. Tutte queste cose le sappiamo. Le sappiamo, le abbiamo in qualche modo macinate. E anche nel momento in cui Monica presentava le difficoltà, le difficoltà sono quelle da affrontare, no? Cioè vuol dire, nel momento in cui uno non ha più fiducia in se stesso, è chiaro che la difficoltà sta lì. Non è che se semplicemente gli troviamo una collocazione lavorativa questa fiducia aumenta. La fiducia aumenta o comunque cresce nel momento in cui lui riprende in mano la sua vita. Io sono sempre abbastanza convinto che i poveri non vanno aiutati, i poveri vanno liberati, gli va data loro l'opportunità di riprendere in mano la loro vita, nelle modalità con cui riusciamo, le modalità con cui siamo capaci. Quindi questa dimensione di relazione credo che sia un po' anche centrata, no? All'interno proprio della Laudato Si, quando dice: qualsiasi forma di lavoro presuppone un'idea sulla relazione che l'essere umano può e deve stabilire con l'altro da sé. Ecco, questo è il nodo. Io credo che questo sia il nodo. E l'altro da sé non è solo il mondo del lavoro, l'altro da sé è anche il territorio, l'altro da sé è anche la città nella quale si vive. Quindi un'esperienza di relazione forte e quindi di accoglienza, di accompagnamento, come si diceva, sta al centro, secondo me, di una esperienza di accompagnamento al lavoro. E questo è un po' l'elemento su cui, insomma, cercherò un po', così, ripeto, di condividere alcune riflessioni. Nessun tipo di esperienza che noi facciamo, anche all'interno di una dimensione, se vogliamo, volontaristica, che richiede delle capacità lavorative comunque, le richiede, nessun tipo di questa esperienza prende corpo e prende vita se noi non riusciamo a mettere qualcuno al centro. Questo qualcuno al centro, direi, in questo momento forse, poi magari ci arriviamo, non può essere solo il lavoratore. Questo qualcuno al centro deve essere la comunità che vogliamo costruire, deve essere una società che vogliamo costruire, perché allora il lavoratore entra in questa visione di società, che per noi deve essere fondamentale, una società inclusiva, una società che accoglie, una società che guarda il futuro. In questo senso, imparare a lavorare ha a che fare con un concetto, anche questo molto caro a Papa Francesco, che è quello della cura. Noi dobbiamo prenderci cura. Ricordo che, mi pare, 3 anni fa la Giornata Mondiale della Pace parlava della costruzione della cultura della cura. Noi ci siamo un po' concentrati tutti sulla cura, che è un elemento che ci appartiene.
e invece costruire una cultura della cura che è necessario. Per cui diventa questo punto l'apertura verso soggetti tutti, anche i soggetti che diciamo scartati, sono partecipi, sono protagonisti di questa creazione di cultura della cura. Quindi due elementi, quello della relazione, quello della cultura della cura come lavoro e del lavoro come cura, deve diventare, possono, devono, insomma, ogni tanto usiamo queste parole un po' diciamo, impositive, invasive, devono. È opportuno che riflettiamo e condividiamo come possono diventare l'occasione per qualcuno per crescere. E, prendersi cura del lavoro significa dare al lavoro la possibilità di curare. Però per dare al lavoro la possibilità di curare dobbiamo essere in grado di capire quali sono le tante potenzialità che il lavoro può dare. Lo sappiamo perfettamente, il lavoro non è solo uno stipendio, è il crescere, il sentirsi protagonisti, il sentirsi realizzati, il sentirsi in qualche modo anche parte di questo mondo. Per come siamo, qualsiasi lavoro ha la sua dignità, no? E qualsiasi lavoro deve essere tutelato nella sua dignità. Quindi l'attenzione a chi attraverso il lavoro assume delle responsabilità non può essere un fardello che noi appiccichiamo solo a chi accoglie e a chi include chi lavora. Deve essere un fardello che ci portiamo dietro. Deve essere una problematica con la quale noi conviviamo, con la quale vigiliamo. Poi l'affronterete, ma insomma alcuni accenni si possono fare. Sono delle modalità di lavoro dove la giustizia, l'attenzione non sono assolutamente fondamento di un'attenzione, di una cura della persona. Lo sappiamo, voglio dire, anche chi lavora nei campi della Puglia a 2 euro al giorno lavora. È un lavoro? La possibilità di vivere? Se vogliamo essere un po' cinici potremmo dire di sì. Ma è questo quello che a noi interessa? No, evidentemente no. Allora che cosa ci mettiamo dentro perché questo possa diventare da una parte un'opportunità per vivere, perché il lavoro dà questo, e dall'altra parte una segnale forte di un cambiamento radicale in questa società. Allora vediamo che qui il lavoro prende anche delle forme di denuncia sociale. Queste sono le parti che comunque per un credente devono essere fondamentali: l'attenzione, la giustizia, la denuncia, la capacità di sviluppare un'idea del lavoro che possa essere in qualche modo assolutamente significativa. Quindi appare per la prima cosa, come primo elemento, come prima griglia di lettura, la necessità di essere attenti, per noi che facciamo del lavoro un impegno pastorale, che un lavoro non sia forzato, che un lavoro non sia schiavizzante, che un lavoro non sia non riconosciuto e che un lavoro sia assolutamente e totalmente asservito al profitto dell'uno o dell'altro. Sappiamo che non funziona, sappiamo che questo crea solo disagio, crea ulteriore precarietà. Allora, l'impegno in una ottica, non dico pastorale, potrei dire semplicemente umana, che può essere la stessa cosa, di un lavoro che sia in qualche modo significativo per chi lo vive. Ma significativo non perché il 27 arriva un qualsiasi stipendio, ma sia significativo perché deve permettere alla persona di diventare quella che lei vuole essere, di costruire il suo sogno in qualche modo. E noi, cioè, se non ci collochiamo dentro questa visione, io temo, ma insomma, temo che abbiamo un'opportunità, ecco, voglio dire, abbiamo un'opportunità forte, quello veramente attraverso il lavoro di intaccare anche un modello sociale, no? Di farlo diventare capace di raccogliere tutte le opportunità che c'è. E questo, dal nostro punto di vista, deve essere forse una sfida, è la sfida da cogliere. Non essere consapevoli di questo probabilmente ci porterà a fare delle belle cose, ma forse ci porterà anche a vivere a volte dei peccati di omissione che invece potevamo in qualche modo, non dico gestire, ma che potrebbero in qualche modo darci l'opportunità di essere più significativi all'interno di questa realtà. Io credo che come comunità, come chiesa,
dico sempre, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo qualcosa di diverso da dire, non di meglio o di peggio. Noi crediamo sia meglio, però insomma lo possiamo anche considerare semplicemente qualcosa di diverso da dire. Cioè mettiamo al centro l'uomo, mettiamo al centro la sua dimensione, ma mettiamo al centro un uomo sociale. Noi non abbiamo il problema di dare del lavoro a delle singole persone. Ce l'abbiamo indubbiamente, ma ce l'abbiamo in maniera forte nel momento in cui sappiamo che dare lavoro a queste singole persone può creare una società meno violenta, meno preoccupata di se stessa, più capace di essere e di costruire relazioni con qualsiasi realtà, ecclesiale e non solo ecclesiale. Quindi nella dimensione di un lavoro forzato, nella dimensione di un lavoro imposto, nella dimensione di un lavoro non retribuito in maniera corretta, noi non abbiamo né dignità né cura. Noi non abbiamo né, non garantiamo né dignità né cura. E quel tipo di lavoro sarà semplicemente, potrà essere semplicemente un lavoro che risolverà alcune questioni, ma che non darà la possibilità di costruire una realtà diversa. Una realtà diversa che non è solo legata alle persone, ma è legata proprio al contesto nel quale siamo. Parlo dell'ambiente. Una società che possa fare di un ambiente, possa far sì che l'ambiente diventi sostenibile, perché ognuno ci mette dentro la sua capacità. Noi quando parliamo di ambiente, lo sappiamo, non parliamo solo di giardini o di boschi o di contesti. Parliamo di una realtà nella nostra urbana, dove la possibilità delle persone di poter essere comunque padroni del loro sogno in qualche modo, perché hanno la possibilità di farlo, determina poi una cura di questo ambiente in maniera assolutamente significativa. Allora, non può essere concepita un rapporto fra persona e lavoro lontano da un rapporto fra persone e città, fra persone e comunità. Non può essere questo l'elemento col quale noi costruiamo qualcuno, e lo vediamo. Quante attività lavorative sono penalizzanti per la città nella quale viviamo? Quale attività? E lì c'è dignità, se vogliamo, no? C'è dignità. Un'industria che sparge veleno produce lavoro. È un lavoro, è questo quello che a noi non ci interessa. O come stiamo dicendo adesso, come stiamo facendo, come stiamo vivendo da alcuni tempi, in maniera forse un po' più consapevole, siamo anche preoccupati del tipo di lavoro che c'è. Perché ciò che poi questo lavoro porterà ai nostri figli, alle nuove generazioni, sarà responsabilità nostra. Leggevo un'introduzione di un libro di Simone Weil che dice probabilmente, non ci rendiamo conto, ma siamo una delle generazioni che forse sarà più odiata nel futuro, perché proprio non ha fatto nulla per sviluppare un cambiamento epocale rispetto a quello che sta succedendo. Allora, il lavoro, dal nostro, penso, punto di vista, deve entrare in questo senso di responsabilità. Un lavoro che deve dare non solo dignità, ma che deve anche garantire futuro. Un lavoro che deve garantire un ambiente sano, un lavoro che non può essere strumentalizzato e usato solo perché dà delle garanzie e allo stesso tempo toglie delle garanzie a chi crescerà nel futuro. Il rapporto fra lavoro e ambiente è un rapporto molto interessante, no? Perché ci permette di collocare l'ottica e l'impegno per il lavoro all'interno di una visione più ampia. E questa visione più ampia ha a che fare con quello che noi viviamo. Uscire davvero da questa crisi richiede di immaginare un futuro che si proietta nel medio e lungo termine. Non possiamo limitarci a garantire degli spazi contrattuali. Sono molto d'accordo con quello che diceva Giustino, no? Anche chi è scartato deve cominciare a sentirsi importante in questa vita. Non deve accontentarsi del contratto a 2 mesi che poi lo porterà a distribuire pizze e basta.
gli darà la possibilità probabilmente di vivere in maniera un po' più dignitosa, ma resterà sempre in margine, resterà sempre scartato. E questa dimensione noi non possiamo accogliere. Allora, la relazione in questo senso diventa poi fondamentale. È evidente, lo so, me lo direte, però è importante che qualcuno abbia uno stipendio per un po' di tempo. Assolutamente sì, non c'è bisogno di grandi... Però no, non dimentichiamo qual è la nostra missione, no? Come si diceva prima, non è quella di fare semplicemente di creare semplicemente degli spazi di domanda dove si incontra la domanda e l'offerta. Noi abbiamo la necessità di ridare dignità. E ridare dignità significa avere delle prospettive sul lungo e medio termine, avere una dimensione formativa di accompagnamento di questo lavoro, che può partire dalla certezza di avere comunque un minimo di riconoscimento economico, ma che deve inserirsi in un altro contesto. Ripeto, altrimenti, dal mio punto di vista, facciamo un altro lavoro, che ci sta, che ci vuole, che è importante assolutamente. Ma forse anche qui perdiamo un'occasione. E questo implica anche una riflessione e una dimensione di relazione con tutti quei soggetti di cui si diceva prima che faranno parte di queste partnership, orientata a questo. Noi abbiamo uno spazio di missione in quel contesto, no? Nell'ambito del lavoro abbiamo uno spazio di missione da coprire, che è quello di essere in grado di rimettere anche lì e di non essere solo contenti perché si dà un lavoro, ma di essere contenti perché attraverso questo lavoro facciamo crescere le persone. Quindi c'è un rapporto con le istituzioni, con la società, col mondo del lavoro, con le imprese. E Papa Francesco, diciamo, nella conclusione di nell'incontro sull'economia di Assisi sull'economia, ha un po', così come nella sua riflessione agli industriali, insomma, ha messo al centro quello che per noi è importante, no? Un uomo capace di costruirsi la propria dignità. Allora anche lì chi si occupa di lavoro dovrebbe portare queste attenzioni, dovrebbe portare questi segni. Dovrebbe in qualche modo rendersi protagonista anche di un lavoro di connessione, come ci dice l'avvocato, sì, tra il mondo del lavoro, il lavoratore, le nostre società. È un impegno grande, ecco perché dicevamo prima, è un impegno grande indubbiamente, perché il lavoro è quello che determina poi in qualche modo in questo momento, in questa fase della storia, ma forse sempre l'ho fatto, il ruolo che ognuno di noi ha nella società. E però la società è fatta di tutti coloro che in qualche modo noi intercettiamo. E nel mondo del lavoro intercettiamo le imprese, nel mondo del lavoro intercettiamo le cooperative sociali, no? Ne siamo parte. Nel messaggio della giornata del 1° maggio i vescovi sottolineano anche questo, no? Dove dicono, ma spesso, non credo sia il caso nostro, credo che non sia assolutamente il caso nostro, ma spesso anche le cooperative di servizi, insomma, si accontentano di dare lavoro un po' precario, 2 mesi, 3 mesi, purché si faccia qualcosa. È un pericolo col quale dobbiamo relazionarci, e forse proprio le motivazioni forti che ci accompagnano a fare questo tipo di esperienza ci devono anche mettere dentro queste situazioni, no? I vescovi in questo caso sono stati molto lucidi nell'analizzare quello che forse anche a volte nei mondi vicino a noi succede. E lì la dignità dove sta? Lì la certezza dove sta? L'accompagnamento dove sta? La formazione dove sta? In questo senso credo che ci deve portare, questo anche ad essere consapevoli, che in questo momento la frammentarietà dell'offerta del mondo del lavoro è un pericolo col quale dobbiamo vigilare. Significa che non c'è più una coesione nel mondo del lavoro come forse c'era prima. L'esigenza di avere un lavoro porta a delle lotte anche intestine, a volte molto, molto feroci, no? È uno spazio di lavoro, uno spazio di missione anche questo. Il lavoratore si vede passare davanti un altro,
non vive una dimensione di solidarietà, è una dimensione di frustrazione, a volte di paura, a volte di rancore verso quello che capita. E allora, in questo senso, anche vigilare, essere attenti nel momento in cui noi entriamo in una logica, scusate, guardo l'orologio per non rubare molto tempo, questa logica, capire che oggi come oggi il mondo del lavoro è estremamente frammentato, estremamente parcellizzato. Per quello che ricordo, no, tante volte anche nel nostro contesto, nel contesto Caritas di cooperative, insomma, bisogna stare attenti, no? Perché un bando privilegiava assolutamente qualcuno e lasciava qualcun altro fuori. È la legge del mercato, forse la legge del mercato, ma insomma, anche qui Papa Francesco, la legge del mercato ci aiuta un po' ad avere delle posizioni diverse, ma lì ci può stare. Ma nel momento in cui noi abbiamo invece delle situazioni dove non c'è più il grande movimento della cooperativa, ma ci sono proprio persone singole con le quali relazionarsi, saremo chiamati anche a fare delle scelte, saremo chiamati a dare delle priorità. Abbiamo di sicuro gli strumenti per poterlo fare, ma in una situazione sociale nella quale viviamo sappiamo perfettamente che il dare un lavoro o il creare uno spazio di lavoro che in qualche modo tuteli qualcuno e non tuteli qualcun altro può essere pericoloso. Lì che testimonianza diamo? Quali sono gli strumenti che ci diamo? Assolutamente l'assertività, assolutamente la chiarezza, assolutamente la trasparenza. Tutto questo è necessario per far sì che il mondo del lavoro non diventi poi uno spazio, o per far sì che perlomeno noi non creiamo all'interno del mondo del lavoro solo degli spazi di competitività che poi da una parte danno delle garanzie ma dall'altra sfracellano ulteriormente una società sempre più dilaniata, sempre più preoccupata. Quindi in questo senso un lavoro di rete può favorire tutto questo. Io questo credo che insomma sia uno dei temi che affronterete, ma il lavoro di rete significa per noi un lavoro di comunità. E all'interno delle nostre comunità stanno sorgendo adesso delle esperienze molto interessanti di cooperative che legano molto il loro e le loro competenze al loro territorio. Diventano una cooperativa di servizio diventando allo stesso tempo un'impresa. E non è facile, però stanno nascendo queste esperienze. E guardate che scardinano queste esperienze completamente l'idea di un lavoro con la quale molti di noi sono cresciuti, no? C'è l'impresa, c'è la formazione, c'è lo stage, sei bravo, ti prendo. Questo è un po' il percorso che a molti è toccato. Chiaramente se sei bravo te lo meriti, quindi ti prendono. E noi invece, come diceva Giustino, dobbiamo andare a setacciare altri contesti. I contesti di chi magari a un'impresa neanche ci arriva. Non è in grado, non ha gli strumenti per arrivarci. E non c'è solo a questo punto il lavoro parziale, il lavoro residuale, ma c'è l'opportunità, o meglio, stanno nascendo delle esperienze di cooperazione sociale legate ai territori che sviluppano anche delle competenze, che sviluppano anche delle modalità di essere di presenza all'interno dei loro contesti. Ecco perché, e qui secondo me gioca un po' questa esperienza che si sta lanciando, c'è bisogno di attori diversi nel campo del lavoro. C'è bisogno di attori completamente diversi. Questa esperienza può essere un attore diverso rispetto a quelli che ci sono. C'è bisogno di soggetti che si facciano carico di sperimentare pratiche innovative, di soggetti che selezionando anche quelle già capite, intercettate e in qualche modo mettere a disposizione della società. Perché dobbiamo farci contaminare da una visione industriale predatoria e non possiamo essere noi a assumerci la presunzione di contaminare invece il mondo del lavoro? E forse questa è la chiamata, no? Perché allora in questo caso possiamo essere veramente dei soggetti diversi, soggetti che coniugano il radicamento locale e la carica affettiva ed emotiva. Non scartiamoli questi termini. Affettiva ed emotiva con le comunità che traggono sempre di più vantaggio
dalla passione che le persone che accolgono l'esperienza all'interno di un mondo del lavoro legato ai territori possono dare. Io penso che noi viviamo di molta razionalità e è necessario, ma dobbiamo vivere anche di molto cuore e è necessario anche quello. Dobbiamo essere capaci di mettere insieme cuore e cervello, come diceva qualcuno quando che giocava a calcio, no? Il cervello freddo e il cuore caldo. E questo è una missione molto significativa. Il mondo del lavoro sta dilapidando tutti quei valori che poteva avere. Ormai il mondo del lavoro, quello grande, crea tante opportunità assolutamente, ma non si preoccupa di chi è tagliato fuori. Chi è tagliato fuori resta fuori. E per recuperare chi è tagliato fuori ci vuole passione. Realtà che si muovono con intelligenza in tutti i mondi, dal mondo digitale al mondo del lavoro, al mondo delle cooperative agricole. Sono tante le esperienze con le quali ci si può relazionare per ribaltare un po' un modello di lavoro che, voglio dire, ma abbiamo un po' subito. Ripeto, la pandemia l'ha solo esasperato, ma era quello con la quale convivevamo. E sono soggetti quindi trasversali, capaci di relazionarsi con tutti. Dobbiamo essere capaci di relazionarci con tutti. Il mondo del lavoro non ci appartiene, il mondo del lavoro appartiene al mondo, appartiene alla società. E in questa società noi ci siamo. Non siamo del mondo, ma ci siamo dentro questo mondo. Quindi essere anche in grado di essere trasversali. Noi avremo a che fare, se ci occupiamo di lavoro, con molte realtà che adesso stanno mettendo in piedi il percorso sulle comunità energetiche, molte realtà che stanno mettendo in piedi delle esperienze di lavoro. L'abbiamo visto durante la pandemia, quante comunità si sono attrezzate per poter venire incontro a chi era scartato. Noi conosciamo la nostra, ma molte che non hanno avuto nessun tipo di riferimento, se non proprio quello di essere attenti all'uomo. Quindi c'è bisogno di esperienze come queste, c'è bisogno di essere soggetti trasversali, capaci di contaminare in qualche modo il mondo del lavoro e di essere attori di questo. Allora, per fare questo bisogna imparare. Io credo che insomma una formazione deve essere alla base di tutto questo, perché implica un coinvolgimento di moltissimi elementi. Io lo vedo, sto seguendo un po' il tema delle comunità energetiche, ma ci sono milioni di leggi che se non stai lì a correre dietro, l'idea di avere una società che possa, una comunità che possa produrre energia, possa distribuirla, possa dare degli utili per fare attività sociali, è bellissimo, ma ci vuole qualcuno che lo sa, stiamo cercando di farlo questo tipo di lavoro, e questo credo che sia una delle esperienze con le quali possiamo confrontarci. Si collocano in maniera forte ai margini. Noi siamo un po' ai margini, no? di una società che è inclusiva, o meglio, che è esclusiva, che ha determinato i parametri della sua esclusività, e una società che vorrebbe invece essere inclusiva. Non c'entra niente, ma insomma, stavo rileggendo in questi giorni Querida Amazzonia, no? Il libro, il testo sull'Amazzonia presentato 2 anni fa. Ci sono mondi completamente diversi dai nostri, però ci sono mondi che sono capaci di produrre benessere, produrre lavoro. Poi è chiaro, c'è sempre qualcuno che va lì con qualche ruspa e tenta di risolvere i loro problemi in altro modo. Ma c'è una marginalità che dà invece degli strumenti interessanti per capire come potersi includere. Noi a volte siamo in margini, no? Pensiamo alle nostre periferie, pensiamo ai nostri mondi, pensiamo alle persone che dormono per strada. Sono estremamente in margini, sono persone con le quali non abbiamo a volte molti strumenti, ma è lì che ci andiamo a collocare. Noi siamo su una terra di confine,
molto chiare e molto, molto delineate. E in questa terra di confine che è il nostro compito. Dall'altra parte non saremo in grado di aiutare, di sostenere, di accompagnare. Dall'altra parte faremo parte di quel mondo, direi, sì, uso il termine predatorio, scusate, ma insomma un po', che comunque fa di qualsiasi attività lavorativa semplicemente un obiettivo per raggiungere profitti. E questo diventa devastante. Noi siamo nella terra di confine e su questa terra di confine dobbiamo essere capaci di dialogare con l'uno e con l'altro, di intercettare l'uno e l'altro, ma di avere allo stesso tempo la nostra precisa identità. E bisogna andare, essere consapevoli che tutto questo percorso ci porterà ad andare oltre le strutture, ci porterà ad andare oltre le dimensioni normali, oltre la normalità, o meglio, quella che abbiamo ritenuto per molto tempo la normalità, e questo può essere possibile solo se come credenti assumiamo una dimensione valoriale molto significativa, che è quella dell'azione, e quindi che è quella dell'advocacy, e quindi di portare, di dare voce a chi non ha voce, che è quella della ricerca e quella, non spaventatevi, delle lotte sociali. Cioè dobbiamo stare da una parte, capaci di dialogare, capaci di essere assolutamente disponibili all'inclusività, ma dobbiamo stare da una parte. E mi pare che Giustino all'inizio abbia detto chiaramente da che parte stiamo. Siamo dalla parte di chi ha scartato. E questo è la nostra... Allora, se siamo dalla parte di chi ha scartato, non possiamo far finta che questo non sia scartato. Lo è. E non è scartato per una calamità naturale. Non è scartato perché c'è stato un terremoto. È scartato perché c'è un modello sociale e economico che lo scarta. Allora, quando parliamo di lotte sociali, guardate, la Centesimus Annus ne parla, la Sollicitudo Re Sociale parla di peccati sociali. Quindi non spaventiamoci, insomma, di queste cose, non sono barricadere. È semplicemente la necessità di dire c'è un momento, c'è una situazione nella quale noi dobbiamo assolutamente schierarci e collocarci. Finisco, Monica, non ti preoccupare, perché Monica tampina voi, ma tampina anche me, quindi io adesso vado a concludere, ma mi sembra importante due accenni molto, molto semplici. Il primo è che nel tentativo che stiamo facendo di dare una cornice pastorale significativa al mondo del lavoro, il salario, dobbiamo essere consapevoli che è un mezzo, che non è un fine. Il fine è una società capace di prendersi cura gli uni degli altri, quello è il fine. E il mezzo è importante, Ma io mi auguro, lo spero a volte per me, che nel momento in cui noi entriamo in una dinamica di azione per quello che facciamo, che siamo volontari, perché siamo operatori, questo scenario ci sia sempre davanti. Cioè il fine è una società nella quale consapevolmente, dato che nessuno si salva da solo, la società è capace di accogliere gli uni gli altri. Questo è l'obiettivo. Nella loro precarietà, nella loro difficoltà, ma nella loro dignità, perché altrimenti quando noi parliamo di lavoro degno, che il lavoro è la dignità dell'uomo, dobbiamo dirci che cosa vuol dire un lavoro degno, un lavoro che rispetta il cammino delle persone, la loro identità, la loro fatica, le loro ferite. Altrimenti dove sta la dignità? Semplicemente in una definizione per la quale siamo convinti che poi ti dà dignità perché ti dà la possibilità di avere uno stipendio. Sì, è importante, tutti noi viviamo perché chi più chi meno ha degli stipendi, no? E portiamo avanti le nostre famiglie, abbiamo assolutamente sì. Ma se non andiamo oltre, restiamo dentro una dinamica lavorativa che non è
significativa, che non è ecclesialmente significativa, che non ha forse neanche una dimensione pastorale, se così vogliamo dire. Per cui io credo che questa diversità ci porta ad alcuni punti, no? Nella nostra cultura a volte lo spessore umano, l'esperienza lavorare è spesso sottovalutato, no? È spesso sottovalutato, invece dobbiamo recuperarlo. Il mondo del lavoro è un luogo di incontro. Ecco, mettiamocelo in testa, il luogo del lavoro, un luogo di incontro interpersonale e di costruzione di legami sociali. Questa è la forza del mondo del lavoro. Pensate anche pensate a quello che è stato per il mondo del lavoro il rivendicare dei diritti, le lotte sindacali. Cioè, è stato uno spazio di aggregazione sociale estremamente significativo per noi. Va a toccare proprio la dignità e va a toccare la profondità della persona, generando emozioni, sentimenti, appartenenze. Un lavoratore che si sente accolto, che si sente tutelato, che si sente riconosciuto in quello che fa, è una persona che comincia a far pace anche con sé, con i suoi mostri, con le sue paure. Perché comincia a vedere delle vie d'uscita. Ecco, queste vie d'uscita noi dobbiamo perpetrare. Questo dialogo, che parte però dalla concretezza, ha una grande importanza perché consente di far emergere quegli elementi di diverse visioni del mondo che ci appartengono. Levinas era molto semplice in questo. Diceva, noi abbiamo paura dell'altro, ma ricordiamoci che noi per l'altro siamo l'altro. Noi siamo gli altri per gli altri. Allora, questa capacità di essere in qualche modo concreti nell'incontrare l'alterità è intesa come ricchezza, è intesa anche come difficoltà che l'altro può avere nel momento in cui viene da noi, perché noi siamo quelli che gli possono dare qualcosa. E questo è sempre delicato da parte di chi poi ha in qualche modo, se non altro, un potere di dare un appuntamento. Molto, perché poi a volte riusciamo a fare poco, però ha il potere di dire ti do un appuntamento, vieni domani perché oggi no, ma domani ti posso ascoltare. Ecco, questa alterità diventa a volte uno strumento, non di potere, perché diventa uno strumento col quale dobbiamo fare i conti per poter essere sempre in grado di includere, non solo attraverso degli strumenti, ma attraverso anche il nostro stile di lavoro. Quindi è un percorso che va monitorato, che deve essere molto, molto attento, che deve essere molto, molto vigile. Il fatto di fare tanta formazione su questo ci pone veramente nell'opportunità di coglierne il valore. Abbiamo a che fare con delle persone, abbiamo a che fare con delle persone ferite, abbiamo a che fare con delle persone che non hanno bisogno di sentirsi dire tu e io, hanno bisogno di sentirsi dire noi. Ecco, il passare dall'io al noi è una dimensione con la quale spero, credo, di sicuro, un'esperienza come questa può far sì che chi è scartato non si senta quello che bussa perché è scartato, ma si senta uno che cammina con noi perché siamo anche noi disponibili a camminare con lui. Io ho finito. Non ho altro da aggiungere, cioè avrei molto da aggiungere, ma insomma non credo sia il caso. Quindi niente, insomma Monica diceva anche di lasciare spazio ad alcune questioni. Non fate domande perché non so rispondere, però insomma sollecitazioni che possono in qualche modo contribuire a ragionare, credo che invece valga la pena farle. Cambia il carne stato da sempre?
Il riso. La lista della spesa. No, vabbè, se ci sono appunto riflessioni in base a ciò che ci ha detto l'intervento denso di Oliviero, che intanto ringrazio e che a me personalmente, insomma, hanno dato molti spunti di riflessione. Tra l'altro mi viene in mente una cosa che abbiamo letto da poco di un libro che è uscito adesso a settembre, che si chiama Svegliamoci, di Moren, che insomma, come dire, ci... non lo so, c'ha tutta una serie di riferimenti a quello che ci siamo detti. E, mi sembra importante appunto il ricentrare il tema rispetto a chi siamo noi, al perché lo facciamo, no? Questo fatto che tu dici di appunto della cultura della cura e del lavoro come cura, del fatto che poi noi siamo trasversali, noi lo specifico di questo tipo di progetto, così come è stato voluto da Giustino, dalla direzione, su cui noi abbiamo lavorato tanto, è proprio questo, no? Quello di creare ponti con le persone, con le aziende, cercare le aziende che abbiano un'apertura, una sensibilità diversa, no? Rispetto a determinate misure, e cercare anche all'interno nostro di parlare lo stesso linguaggio tra comunità territoriali, parrocchie, centri d'ascolto, presidi territoriali e così via. È tutto un lavoro che noi stiamo facendo e che ci impegna moltissimo, nel quale noi crediamo moltissimo. Sono d'accordo sul fatto che poi facciamo questo tentativo di passare dall'io al noi. Nella nostra esperienza dell'orientamento vediamo che le persone alle quali noi proponevamo un appuntamento ogni 15 giorni ci chiedono di averlo ogni settimana, nel senso che poi questo è un ambito in cui forse l'ascolto veniva prima fatto in una maniera diversa, no? No, non trasversalmente, non mettendoci dentro tutte queste componenti che tu giustamente, insomma, hai ricordato, no? Basandoci sulla relazione, sulla cultura della cura, il lavoro come cura, all'interno poi di una frammentarietà. Noi viviamo in trincea questi aspetti, la riapertura del settore turistico e la ricerca di personale che lavori negli alberghi. Ci ha rappresentato una situazione in cui la frammentarietà e la competizione tra poveretti che fanno sto lavoro è proprio col coltello tra i denti, e noi cerchiamo di fare mediazione, di trovare poi le aziende, le società, gli enti che poi abbiano una sensibilità diversa, ecco, anche nell'offrire questo tipo di lavoro. Quindi io personalmente, insomma, anche come progetto mi sono ritrovata moltissimo nelle tue parole, e ritengo che sicuramente il lavoro sia lungo proprio perché noi siamo parte di una comunità, siamo nel mondo, non siamo fuori dal mondo, no? E quindi all'interno poi del mondo, del sistema in cui ci muoviamo, noi dobbiamo portare quelli che sono i nostri valori, anche appunto relativi al lavoro, appunto. Posso aggiungere una cosa? Che secondo me è un salto ulteriore che bisognerebbe fare, è quello di far prendere coscienza a chi cerca lavoro anche della realtà di chi offre lavoro. Perché noi focalizziamo sempre l'attenzione nel bisogno della persona che cerca, ma ci sono le aziende, le famiglie che offrono lavoro, che hanno tante difficoltà. E se il lavoratore non prende coscienza del fatto che si va a fare, ecco, si va a creare una relazione e non un... la relazione è a doppio senso, deve essere anche... cioè l'idea di partecipare a un qualche cosa, e non è solo il datore di lavoro che lo deve dare, lo deve prendere coscienza anche il lavoratore. Penso che sia un salto che bisogna fare, perché nell'esperienza quotidiana invece... vedo che nonostante le difficoltà appunto delle persone a cercare lavoro, ma c'è questa distanza, una distanza come se fosse qualcuno che ti deve dare qualche cosa che corrisponda ai tuoi bisogni. Invece no, cioè la partecipazione a un progetto, là la sta la dignità anche, nel senso che un lavoratore che... va a offrire il proprio lavoro in una famiglia, deve capire anche i bisogni della famiglia. Se non c'è questo salto di qualità e si focalizza solo tutto sul lavoratore,
che ha bisogno e quindi siamo solo lui il centro dell'attenzione, è sbagliato il rapporto, secondo me. Non si arriverà mai a una vera proprio una vera rifondazione del mondo del lavoro. Questo anche nelle aziende, soprattutto nel momento in cui stanno tutte in una crisi terribile, quindi quando cercano lavoro è vero che sono nelle logiche lavorative, ma perché sennò muoiono. Quindi non è che lo fanno perché sono cattivi e quindi hanno difficoltà a prendere la persona che non ha certe competenze, è un fatto di sopravvivenza. Allora penso che se tutti, ma tutti, anche il lavoratore prende coscienza di questo, forse insieme si può rifondare. E noi in questo possiamo fare grandi cose, penso. Vai Cristina. Ecco, mi ha sorpreso piacevolmente l'accenno di Oliviero alle comunità energetiche, che va a riprendere peraltro un tema caro a Papa Francesco, no? Ecco, mi ha sorpreso perché in realtà mi ha fatto vedere il lavoro come una cosa, non più un rapporto di uno a uno, ma un rapporto di un gruppo, di una comunità per il resto della comunità. E credo che questo sia vincente perché abbrevia i tempi, coinvolge più persone contemporaneamente. Mi chiedevo però, dal punto di vista emotivo, chiaramente ci siamo con le comunità energetiche e mi fa piacere che Caritas entri in questo contesto e se ne interessi, ma dal punto di vista della divulgazione e del coinvolgimento, del convincimento anche delle persone, ci si sta lavorando? Ci si può lavorare? La domanda. Posso rispondere? Diciamo da aprile c'è un gruppo abbastanza consistente di persone che sta lavorando sul tema delle comunità energetiche, un gruppo molto vivace, molto attento a tutto il percorso, anche legislativo, organizzativo che richiede. Ci sono in questo momento 5 parrocchie interessate, si stanno muovendo per costituire una comunità energetica. Quindi sì, ci si può lavorare. Noi abbiamo fatto un convegno la settimana scorsa in ufficio pastorale sociale dove abbiamo appunto ragionato con l'idea poi di andare nelle parrocchie a presentare la possibilità di costituire, o meglio, di sapere come costituire una comunità energetica. Domani avremo in vicariato una giornata ascolto della città sull'ambiente e anche lì parleremo delle comunità energetiche. Quindi stiamo cercando di far entrare un po' nei nostri discorsi, nelle nostre valutazioni, le opportunità che un cambio, direi proprio di stile, possono offrire nel momento in cui ci poniamo di fronte al tema dell'ambiente, al tema della città, al tema delle cose che viviamo. Quindi poi, quando arriveremo, non lo sappiamo, noi normalmente abbiamo delle visioni di carattere biblico, quindi il regno chissà quando arriverà, però ci si sta lavorando, in vicariato già abbiamo avuto un paio di incontri col gruppo tecnico che sta un po' sostenendo anche questo. È evidente che tutto questo significa fare informazione, fare sensibilizzazione, spiegare di che cosa si tratta, spiegare che il costruire un'esperienza di questo tipo implica energie, implica mettersi in testa che insomma bisogna lavorarci, però è quello che stiamo facendo, è quello che si sta facendo, insomma, e è quello che credo vada fatto. Poi, ripeto, ogni comunità, ogni condominio, ogni scuola valuterà se riterrà opportuno farlo. Però lo scenario nel quale si può collocare tutto questo è uno scenario che si sta in qualche modo dipanando. Grazie. Il nostro parroco ci ha accennato qualcosa, quindi forse è una delle parrocchie, chi lo sa, interessate. Sto parlando,
San Policarpo. San Policarpo. Chi lo sa? Non mi sorprenderebbe. Comunque, va bene, signori. Sì, io, se non ci sono altre osservazioni e riflessioni, ringrazierei Oliviero intanto per il suo intervento. Non mancheranno occasioni, speriamo, insomma, di collaborare nuovamente su queste tematiche e, per averci, insomma, dato una cornice importante, no? che ci serviva proprio nella nostra ripartenza con l'operatività che stiamo affrontando adesso. E... io ringrazio voi per la pazienza. Scusate, devo andare via un po' prima perché il dichiarato chiude alle 7, ora siamo abbastanza in anticipo, però l'idea di rimanere chiuso dentro non mi affascina, per cui vi lascio continuare nel vostro liberate lavoro. Oliviero, liberate Oliviero. Ma neanche lo sentono, per cui grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie, ciao, a te, ciao. Grazie. Allora, salutando Oliviero, quello che aveva detto Elena prima, no? Mi ha colpito molto perché questo fa parte anche questo, insomma, del lavoro che noi stiamo facendo. Adesso poi passerò la parola a Sonia che vi racconta un po' la strada che abbiamo percorso finora. Però noi stiamo cercando di lavorare tanto sulla capacitazione, no? sul fatto, su quanto poi la persona, il lavoratore, abbia la tenuta per poter vedere un po' più in là rispetto al suo unico bisogno, non so come dire. Cerchiamo di vedere la persona come una risorsa e non come un bisogno, cercando di accrescere l'empowerment, si dice in termini tecnici, di questa persona. Questo gli comporta di avere poi, si spera, una visione di sistema che possa, come dire, investire nelle relazioni, soprattutto nel lavoro di cura, no? In quello che tu dicevi, ma anche per quanto riguarda le aziende. Nel senso, è molto chiaro che noi dobbiamo fornire alla persona le capacità e gli strumenti, soprattutto per poter essere se stesso anche in un contesto più strutturato, che è il contesto lavorativo, che ha delle regole, degli orari, delle scadenze, delle competenze da acquisire, dei compiti da assolvere. Questo per noi è già un accompagnamento, nel senso accompagnare la persona a capire questa cosa già è un accompagnamento, per noi è già un obiettivo, come dire, un risultato. Stiamo sperimentando varie tipologie di tirocini protetti, per esempio, per fare in modo che la persona si renda conto di tutta una serie di cose che magari obnubilato, oppresso dal bisogno, non vede, no? Banalmente arrivare puntuale, scrivere un foglio firma con puntualità, fare quello che gli viene detto, insomma, che sembrano per noi cose scontate, per molte dei nostri non lo sono, ma lo imparano, cioè manca la cultura e l'accompagnamento in questo, non è che viene rifiutato a prioristicamente, è anche vero che forse non sono mai stati liberati da questo grande bisogno, no? Per vedere che anche il datore di lavoro è una persona che ha una sua storia, una sua famiglia, è una sua esigenza, nel senso che vediamo molto chiaramente quello che sta succedendo all'economia del nostro paese, no? Quindi è chiaro che assumere certe persone anziché altre, certe condizioni anziché altre, parliamo della sfera degli onesti chiaramente, perché quelli che ci interessano sono scelte obbligate da una congiuntura che purtroppo è presente. Però appunto tutto il lavoro che noi stiamo facendo lo stiamo facendo anche per la funzione prevalentemente pedagogica di Caritas, no? Quello dell'educazione anche sia in un senso che nell'altro. Mi piaceva quello che diceva Oliviero prima, che noi siamo al confine come officina, come Caritas anche, mi sento di dire, occupiamo quello spazio con un certo orgoglio pure, no? Siamo al confine per cercare di far parlare le persone, far parlare i vari mondi. Allora, siccome sono già le 6:30, adesso io, sì, Alberto. Ecco, scusa, solo brevemente per intervenire su questo tema, che è un tema che nel quotidiano della nostra attività viviamo spesso. Mi è piaciuto molto l'intervento di Elena, perché ha posto l'accento sulla bilateralità dell'apporto che tante volte dimentichiamo. Volevo portare un aspetto concreto, pratico, molto significativo a mio avviso,
soprattutto nei confronti di persone che vengono a cercare lavoro che sono immigrati, cioè stranieri, spesso stranieri da poco tempo in Italia, ma alle volte anche stranieri da tanto tempo in Italia, e questo è ancora più sconcertante per quello che sto per dire. Spesse volte noi riscontriamo che queste persone, per esempio, hanno una scarsa capacità di esprimersi in italiano e di comprendere l'italiano, e vengono a chiedere lavoro, per esempio, come badanti, il che tra l'altro ci coinvolge anche sul piano della responsabilità, proprio per il discorso che diceva Elena, per il rapporto di bilateralità che esiste, nel senso che noi andiamo a tenere conto dell'esigenza della persona che cerca lavoro, ma dobbiamo tener conto, a mio avviso, anche della persona che offre il lavoro e che ha bisogno di avere una persona da parte nostra che abbia un minimo di capacità di interloquire, di interagire in quel contesto. E tante volte noi proponiamo, ecco questo è il punto a cui volevo arrivare, proponiamo a queste persone che ci rendiamo conto che hanno scarsa dimestichezza con l'italiano, gli proponiamo di partecipare, di frequentare la nostra, abbiamo in parrocchia anche una scuola di italiano, la Santissima Trinità, di frequentare la scuola di italiano. E molto spesso, dico molto spesso, ci sentiamo rispondere no, io non posso frequentare la scuola di italiano perché devo lavorare. E noi lì a cercare di spiegargli che lui o lei, frequentando la scuola italiana, quindi acquisendo maggiore capacità, ha maggiore anche possibilità di lavorare, può lavorare meglio, può trovare maggiormente possibilità di lavoro. E cerchiamo di fare questo discorso, mi pare, proprio nel senso dell'accompagnamento che diceva Giustino prima, cioè di cercare di dare a questa persona una dimensione più ampia della capacità di inserirsi in una realtà. Ed è il tema, credo, della integrazione dell'immigrato in senso più ampio del termine. Cioè non offrirgli soltanto un tetto o un minimo di assistenza, ma cercare di offrirgli gli strumenti anche culturali di interazione con la società, con la realtà in cui si vuole inserire, che gli consentano di acquisire una maggiore dignità. Perché se uno poi è sempre dipendente dagli altri perché non sa spiegarsi, ha bisogno di qualcuno che gli faccia da interprete, non riesce a parlare, non riesce a capire, quindi non sa cogliere anche le opportunità che gli possono capitare e che sul momento gli possono capitare, significa non dare a questa persona tutte le opportunità, tutti gli strumenti di cui potrebbe aver bisogno. E questa è una cosa importante, secondo me, da tenere presente proprio nell'ottica che diceva Elena Paris prima, sulla quale noi, e credo che noi tutti, dovremmo impegnarci proprio per dare a queste persone gli strumenti validi per potersi integrare meglio nella nostra società. Sì, Alberto, ti ringrazio, assolutamente d'accordo con te, cioè questo fa parte, è uno degli argomenti principali che noi affrontiamo con i nostri quotidianamente, cioè il senso è proprio che non ti prendono se non parli italiano, magari tu hai competenze sviluppatissime come macellaio, ma se tu non sai dire ti faccio un chilo di fettine non ti piglierà mai nessuno. Questo, anche questo è un aspetto culturale, formazione uguale perdere tempo che posso impiegare a guadagnare dei soldi. Il percorso è indubbiamente lungo, questo sì, e fa parte di quel cambiamento culturale di cui parlavamo poco fa. E mi fa piacere che tu, come dire, sottolinei questo tema, anche perché a noi al secondo livello spesso ci arrivano persone candidate per posizioni che però non hanno un livello di lingua italiana accettabile, e quindi noi siamo costretti poi a fermarle, a prenderci insomma un tempo anche per trovare la risorsa. Allora, io adesso darei la parola a Sonia, che ci racconta un pochettino. Allora, Cristina, vai. Solo una cosa, volevo dire che la scuola di italiano dovrebbe essere, si dice che dovrebbe essere obbligatoria per gli stranieri qui in Italia per poter poi lavorare. In realtà poi sappiamo che non è così, e il limite è grande non solo per trovare il lavoro ma anche per mantenerlo. Io ho l'esperienza diretta di un tirocinante tramite Caritas che ha fatto il tirocinio ma non è stato assunto poi perché comunque non riusciva a imparare l'italiano e ha bisogno continuamente di affiancamento, e la ditta chiaramente non può mettere una persona affiancato a lui, non se ne esce. Certo. Tutto qui. No, è verissimo. Non so, Alberto, volevi aggiungere qualcosa? O era la mano di prima? Ah, ok, va bene. Allora, lascio la parola a Sonia che vi racconta un po', diciamo, questo anno, quasi anno, insomma, questo semestre di attività, che cosa ci ha portato e che esperienze abbiamo fatto. Vai, Sonia.
Grazie Monica. Allora condivido lo schermo. Allora, sì, come diceva Monica, appunto volevamo un po' condividere con voi il percorso che abbiamo fatto in questi mesi, a partire da gennaio fino a settembre. E, da gennaio ad oggi i nominativi che abbiamo lavorato sono stati 203. Come vedete il picco c'è stato a settembre con 51 nominativi lavorati, poi vedete pian piano è aumentato sempre più il numero tra agosto, che anche tra ferie, il fatto che le persone hanno anche trovato dei lavori stagionali, comunque ovviamente il picco è andato in basso, però come potete vedere da marzo-aprile, quando siamo diventati veramente operativi, i numeri sono aumentati sempre più. Per darvi un po' un'idea del profilo delle persone incontrate, estrapolando un po' i dati dai nostri magici database, SIS e cose varie, abbiamo visto che in maggioranza sono uomini che si interfacciano con un'età media di 41 anni e per quanto riguarda anche la condizione alloggiativa sono solitamente in affitto irregolare. E per darvi anche qualche dato, magari per darvi un po' più idea, gli uomini sono il 58% delle persone incontrate, mentre le donne sono il 42%. Per quanto riguarda la provenienza, abbiamo notato che in maggioranza sono europei comunitari, al 45%, e il dato che abbiamo visto in realtà in questi mesi crescere è quello degli europei non comunitari, in quanto abbiamo notato ovviamente che purtroppo con l'emergenza della guerra in Ucraina abbiamo avuto appunto un picco più alto per gli europei non comunitari, infatti abbiamo raggiunto il 13%. Per quanto riguarda invece la condizione familiare e alloggiativa, sono pari al 23% sia le persone che vivono con coniugi e figli, oppure chi vive da solo o con conviventi di vario tipo che possono essere amici o parenti. La differenza che abbiamo notato è che i coniugi e i figli con cui vivono sono in maggioranza i comunitari, mentre chi vive da solo o con altri tipi di convivenza sono non comunitari. E poi un altro dato che ci è risaltato agli occhi è quello delle donne sole con i figli, che sono al 10%, quindi non sono pochissime. Per quanto riguarda invece il titolo di studio, in prevalenza c'è la licenza media e il diploma. La licenza media è al 35%, mentre il diploma è al 33%. Diciamo è piccola la differenza, però abbiamo notato che la licenza media è principalmente tra gli stranieri. Però abbiamo anche notato che la licenza media fa riferimento allo straniero che magari aveva un titolo di studio, tipo un diploma nel suo paese, che magari non l'ha convalidato, però in Italia è comunque ha conseguito la licenza media. Quindi noi consideriamo il titolo poi di studio effettivamente conseguito in Italia. E quindi di conseguenza il diploma l'abbiamo riscontrato in maggioranza tra i comunitari. Per quanto riguarda la condizione lavorativa, i disoccupati sono al 73%, quindi tantissimi, e soprattutto abbiamo notato che al 62% sono disoccupati da meno di 2 anni, quindi questo purtroppo ci dà anche conferma del fatto che la pandemia ha creato una vastissima disoccupazione, quindi ci sono tantissime persone che hanno difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. Diciamo che ci capita anche che ci raccontano di fare dei lavori, però sono tutti lavori saltuari o comunque a nero, soprattutto sono nel settore domestico, turistico e altre professioni non qualificate, quindi diciamo operai un po' generici. Per quanto riguarda invece, stiamo incontrando anche tante persone che magari prima della pandemia hanno comunque ricoperto ruoli anche ben definiti, o magari impiegati in determinate aziende, segretari, operai specializzati, che a causa del Covid ovviamente purtroppo hanno perso il lavoro, però magari con queste persone si lavora di più un po' sul fatto che sono ovviamente demoralizzati, però dal punto di vista delle risorse sia personali ma anche di competenze proprio tecniche nel saper svolgere il loro lavoro sono più facilmente ricollocabili nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda invece un po' per darvi idea degli invii che abbiamo, delle candidature quindi che ci avete inoltrato, quelle dei PTA diocesani sono il 58% di tutte le candidature che abbiamo ricevuto, invece dei PTA dei servizi
sono il 34%. Diciamo che questi dati li abbiamo un po' raccolti dai colloqui che abbiamo fatto noi, un po' le schede e candidature che voi ci inviate e anche dal SIS. Infatti cogliamo un po' l'occasione per dirvi di se è possibile completare al meglio il SIS, soprattutto la parte del lavoro e formazione che molto spesso troviamo vuota. Quindi magari per le candidature che voi ci inviate per fare match con le aziende, questi dati un po' c'è difficile raccogliere, comunque vanno persi. Continuando diciamo sempre sul lavoro che abbiamo portato avanti finora, vi parlo un po' degli interventi che abbiamo portato avanti, in quanto in media abbiamo lavorato 22 casi al mese e di tutti questi casi, delle candidature che abbiamo ricevuto, 32 le abbiamo prese in carico. La presa in carico in che consiste? Che noi abbiamo incontrato queste persone per fare il colloquio di orientamento di secondo livello e con le quali anche abbiamo fatto dei match con le aziende. Allora, cosa avviene? Una volta che noi prendiamo in carico queste persone, come ha detto anche prima Monica, noi fissiamo degli appuntamenti e stiamo cercando di mantenere comunque una costanza nel fissare gli appuntamenti, ovvero ogni 2 settimane, come diceva Monica, capita gente che ci chiede addirittura ogni settimana, quasi triste di venire ogni 2 settimane, è comunque un modo per mantenere una costanza, dare anche a loro magari un messaggio di costanza, e infatti effettivamente stanno tornando comunque tutti ai colloqui, non li perdiamo di vista, ed è anche un modo per dare un senso a loro di accompagnamento, che comunque noi ci ricordiamo che ci sei, stiamo facendo questo percorso, sarà magari un tot, diamo indicativamente un tot di incontri per far capire che comunque il percorso di orientamento non ti dà delle risposte qui e subito, ma ci vuole un po' di tempo. E quindi, però, manteniamo appunto questa costanza e vediamo che sta abbastanza funzionando. Infatti, riflettendo un po', vedendo un po' tutti i vari colloqui che abbiamo fatto per singola persona, abbiamo notato che quasi all'incirca ogni al quarto colloquio praticamente è accaduto qualcosa. Cioè, o che si sono attivati da soli, hanno trovato lavoro, e tra l'altro c'è anche questo bel riscontro che loro ci mandano il messaggino, ci chiamano per dire ho trovato lavoro, magari ci inviano il contratto, o comunque noi li inseriamo in corsi di formazione, per esempio, o tirocini. Quindi stiamo notando che più o meno al quarto colloquio si può definire, almeno in maniera un po' più chiara, il percorso. E diciamo che magari 5 o 6 colloqui ci servono con delle persone che hanno uno svantaggio un po' più elevato e con la quale bisogna attivare anche altre risorse proprio anche di professionalità, quindi fare un colloquio non solo dal punto di vista lavorativo ma anche accostare diciamo il colloquio sociale, quindi approfondendo anche altri aspetti. E, per quanto riguarda poi gli interventi quindi che noi di solito attiviamo, sono a volte ci capita anche la ricerca attiva, c'è gente che non riesce più ad immettersi nel mondo del lavoro, magari soprattutto la gente adulta che ha veramente difficoltà a capire come si fa la ricerca e avviene in maniera disorganizzatissima, quindi fanno tutti in maniera molto disorganizzata e quindi noi diamo degli strumenti, anche proprio delle schede, delle tabelle che loro possono utilizzare per organizzare sia mentalmente che in maniera proprio effettiva la ricerca del lavoro. E poi appunto inseriamo in corsi di formazione, tirocini, con alcuni di loro facciamo il bilancio delle competenze, magari non lo facciamo con tutti perché è un percorso un po' più complicato e più lungo da fare, quindi valutiamo a seconda del caso se farlo o meno, e facciamo il match con le aziende, quindi anche a seconda delle opportunità che riceviamo, e poi come vi dicevo prima, per le persone un po' più fragili, io e Monica facciamo insieme i colloqui unendo poi il lavoro e il sociale. Diciamo come riscontro, vi possiamo dire, penso Monica pensi lo stesso, stanno venendo veramente fuori delle situazioni molto belle, dove le persone si sentono accolte sotto tutti i punti di vista e soprattutto si fa ordine su i 2 aspetti, il lavoro e il sociale, e si va in parallelo lavorando su questi seminari per far sì che poi si raggiunga pian piano un obiettivo professionale. Poi per quanto riguarda nello specifico l'orientamento di secondo livello, quindi i colloqui che noi facciamo per appunto per l'inclusione sociolavorativa, volevamo darvi appunto giusto qualche informazione per farvi capire un po' come gestiamo i colloqui, ovvero gli aspetti fondamentali dell'orientamento per l'inclusione sociolavorativa sono questi 3 che vedete. Il primo è l'attivazione della persona,
Questo è fondamentale, perché per aiutare la persona a sviluppare la consapevolezza bisogna lavorare sulle sue risorse, ma anche fargli capire quali sono i suoi vincoli e quindi magari lavorare su quei vincoli o comunque tenerli in considerazione per costruire il suo obiettivo professionale. E soprattutto, anche come stavate dicendo prima, una componente fondamentale che bisogna far attivare nelle persone è che non bastano le competenze tecniche, quelle le possiamo pian piano acquisire con un corso, una formazione, ma ciò che fa la differenza nel mondo del lavoro, anche banalmente a un colloquio di lavoro, sono anche le competenze trasversali. Quindi se io sono un bravissimo magazziniere che ha il patentino per il muletto, ho già fatto esperienza, però a livello di anche comunicazione con gli altri, collaborazione, questo non so farlo, non l'ho ancora sviluppata questa competenza, ci devo lavorare un po' su, sia appunto, come dicevate prima, per andare incontro anche all'esigenza del datore di lavoro e sia anche per diventare un po' più competitivi, diciamo, sul mercato del lavoro, perché c'è gente che quando viene ai quei colloqui ci dice che quando ha avuto dei colloqui di lavoro magari hanno fatto proprio delle domande che sono in riferimento proprio alle competenze trasversali e una ragazza, per esempio, molto giovane non ha saputo rispondere a quelle domande, quindi magari bisogna proprio lavorare su questo. E in realtà noi stiamo sperimentando anche con il collega del Centro Ascolto Stranieri, Dario Mencarelli, un laboratorio che è focalizzato proprio sulle soft skills, quindi come ora vengono chiamate, che sono appunto queste competenze trasversali. Questo laboratorio, per esempio, si è diviso in 3 incontri e abbiamo coinvolto un gruppo di persone, erano una decina, dove si sono ritrovati a dover avere relazioni tra loro tramite il gioco. Quindi noi abbiamo fatto 3 giochi diversi, uno che prevedeva magari più un focus sull'individuo, su te, come parli, come comunichi, e poi gli altri 2 giochi in collaborazione con gli altri. E come dicevate anche prima, appunto, è stato interessante vedere, anche per la lingua italiana, perché c'erano praticamente molti stranieri, quando noi abbiamo fatto i colloqui individuali di riscontro, insomma, dove noi ci siamo scambiati le impressioni reciprocamente, è emerso da diverse persone questa frustrazione, in realtà in senso positivo, che loro magari durante il dei giochi volevano partecipare, ma non l'hanno fatto come avrebbero voluto perché la lingua italiana non era sufficiente. Quindi hanno dovuto proprio limitare una loro caratteristica personale. E questo è stato molto interessante, soprattutto con un signore che era laureato, giornalista nel suo paese, che si è reso conto e mi ha proprio detto: già mi sto impegnando con l'italiano, ma mi impegnerò sempre più, perché io l'avevo notato che lui aveva culturalmente un livello elevatissimo, però non era emerso tantissimo proprio perché aveva il limite della lingua italiana. Quindi anche per dare riscontro a quello che abbiamo detto prima, è stato veramente molto interessante. E oltre a questo, anche far capire che quando vai a un colloquio di lavoro, vai sul posto di lavoro, non devi farlo, ok, c'è il bisogno di lavorare, però devi un attimo far capire anche al datore di lavoro che lo fai con passione, devi mostrare energia, altrimenti già in una situazione complicata dove il lavoro appunto non si trova, c'è una difficoltà economica per tutti, ovvio che il datore di lavoro dovrà poi prendere a lavorare una persona che sa che se la metto a lavorare lo fa con passione. Quindi anche questo cerchiamo di trasmettere. Oltre a questo, quindi, oltre ai laboratori, poi, come vi ho accennato prima, facciamo il bilancio delle competenze. E questo appunto dipende da persona a persona. E stanno emergendo veramente anche qui tanti casi molto interessanti, dove la gente attraverso la somministrazione di schede riflette tantissimo su alcuni suoi aspetti, sia di competenze tecniche che competenze trasversali. E ad ogni colloquio si apre sempre più un mondo e sempre più riusciamo a focalizzare il percorso che poi bisognerà intraprendere. Per quanto riguarda poi il secondo punto, l'accompagnamento e la personalizzazione è quello che appunto è uno dei nostri obiettivi, una delle nostre mission, ovvero far capire alla persona che noi ti prendiamo in carico, ti accompagniamo per tutto il percorso e inoltre lo personalizziamo su di te, quindi stiamo dedicando lo spazio che è solo per te, dedichiamo questa mezz'ora, questa ora solo per te e cerchiamo di costruire il tuo percorso di orientamento e futuro lavorativo.
Per fare tutto ciò, ovviamente è fondamentale individuare i bisogni della persona, che comunque bisogna considerarli, le caratteristiche della persona, il contesto sociale e i suoi punti di forza. E di conseguenza bisogna valorizzare queste loro risorse personali e come sfruttarle poi anche nel contesto sociale, analizzandolo anche. Nel costruire abbiamo messo appunto la parola futuro, in quanto ci rendiamo sempre più conto che le persone fragili molto spesso guardano solo al passato, cioè per loro il futuro proprio non esiste, o c'è il passato, magari il presente emergenziale, ma il futuro proprio non esiste, come se non fosse un loro diritto. E quindi cosa succede? Che loro proprio si abbattono, cadono, sprofondano in una rassegnazione, perdono la speranza e pensano che la situazione non possa cambiare. Quindi il percorso alla fine di orientamento che stiamo cercando di portare avanti, qual è? È quello di far capire alla persona che intanto, ok, c'è il passato, lo analizziamo, ma prendiamo i frutti di quel passato per utilizzarli poi in un futuro, perché in realtà il cambiamento, se lo vuoi, ci può essere. Dobbiamo capire però insieme come effettivamente affrontarlo questo cambiamento. Ad esempio, se prendo sempre il magazziniere, il primo che mi viene, se ho fatto per una vita il magazziniere, non è detto che dovrò continuare a fare il magazziniere a vita, quindi se io non trovo come il lavoro come magazziniere, non è detto che io non rientrerò mai più nel mondo del lavoro, semplicemente quel lavoro non c'è più, ma nel frattempo hai acquisito delle competenze, vediamo di mettere in risalto queste competenze e ciò che, diciamo, ti manca, che devi acquisire o devi migliorare, lo facciamo per cambiare il tuo futuro professionale, perché è possibile. Quindi questa è magari è la cosa con cui ci si scontra di più e si fa fatica, però con appunto questo l'accompagnamento che è tipico nostro, appunto Caritas, vi assicuro che qualcosina si smuove, e quindi è interessante portarla avanti così, perché è soprattutto far capire alla persona che hai anche tu dei desideri, lavoriamo su questi desideri, quanto sono fattibili, ovviamente mettendo in risalto la realtà, però dobbiamo sempre partire dai desideri della persona. E poi anche questo, perché per dire ad esempio questo lavoro con gli stranieri, anche di far capire che il desiderio è importante e quindi di andare anche al lavoro con una certa energia, con una certa passione, molto spesso mi capita che gli stranieri, per esempio, pensano di poter fare sui livelli i lavori che noi, diciamo, volgarmente chiamiamo più di basso livello, diciamo così, no? Dove non servono tantissime competenze. Invece, pian piano, bisogna far capire anche agli stranieri che invece tu hai delle tue competenze, hai una tua personalità, hai una tua testa, sfruttiamoli perché puoi migliorare la tua situazione in Italia. Non è detto che devi essere precario a vita. Infine, per un altro aspetto proprio importante per noi nell'orientamento, come diceva anche prima Monica, l'abbiamo ribadito diverse volte, anche Oliviero, che l'obiettivo specifico è quello di lavorare in rete, quindi attivare le reti sociali, istituzionali e del mondo del lavoro, perché ovviamente più si lavora in rete, più si utilizza un modello trasversale, congiunto e multidisciplinare, e più si può avere diciamo un percorso che abbia alla fine comunque un riscontro positivo, perché per esempio più si lavora in rete con i centri di ascolto diocesani, i servizi pubblici e privati, più portiamo la persona anche ad attivarsi, ad avere anche a partecipare al mercato del lavoro e anche ad accrescere l'occupabilità. Ora si parla tanto di occupabilità, che poi che cos'è? Che alla fine è la capacità di essere occupate, nel senso che la persona deve pian piano imparare ad essere autonoma nella ricerca del lavoro, a trovare lavoro e una volta che l'ha trovato anche a mantenerlo. Proprio anche Monica prima diceva, anche lavorare sulla tenuta non è semplice. Quindi è questo il lavoro che noi facciamo, creare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro. Riprendo poi i concetti che ha detto, ha nominato prima Monica, la vulnerabilità e lo svantaggio. Anche qui per farvi un po' capire che nei colloqui di orientamento comunque una minima distinzione di lavoro bisogna farla, in quanto la vulnerabilità e lo svantaggio richiedono due percorsi di orientamento differenti. La vulnerabilità, come vi ha detto prima Monica, in realtà chi sono le persone vulnerabili? Sono quelle persone che hanno già delle risorse,
che però magari queste persone appunto hanno perso il lavoro per qualsiasi motivazione e sono sfiduciati, sono demoralizzati e non sanno come riattivarsi e non sono più autonomi, non hanno più capacità di decidere, quindi hanno bisogno di qualcuno che lo prenda per mano, l'accompagni e l'aiuti a ritornare all'autonomia che avevano prima. E per la, diciamo, le persone vulnerabili il percorso può anche essere più breve, perché in realtà appunto si lavora un po' sull'autoefficacia, la sfiducia, sull'essere demoralizzati, e col percorso di orientamento pian piano si lavora su tutto questo, si rafforzano e si valorizzano le risorse che le persone già hanno e poi possono essere già inserite, diciamo, lanciate nella ricerca o nel mondo del lavoro direttamente o in tirocini, per esempio, in corsi di formazione. Anzi, qui più breve il tempo forse meglio è, altrimenti si demoralizzano di più. Invece lo svantaggio, come diceva prima Monica, è comunque un livello un po' più, come posso dire, grave, nel senso che comunque una persona che ha delle problematiche sotto tanti punti di vista, principalmente dal punto di vista sociale ed economico. Quindi se noi partiamo, diciamo, a bomba solo sul lavoro, che dobbiamo trovare il lavoro per mettere fine a questa emergenza, e vengono inseriti nel mondo lavorativo un po' così sprovvisti in realtà di un bagaglio di competenze, rischiamo appunto di non avere la tenuta e anzi magari di andare contro un fallimento che ancora di più lo sfiducia, e un domani quella persona ancora di più non crederà in un futuro lavorativo. Quindi con le persone svantaggiate il percorso in realtà noi cerchiamo di farlo più lungo, senza comprimere il tempo, così possiamo avere il tempo di valorizzare intanto la persona, sia dal punto di vista sociale, quindi non solo lavorativo, coinvolgendo anche professionalità altre, come vi dicevo prima, il colloquio che facciamo ad esempio io e Monica insieme, il colloquio di lavoro e sociale, e poi coinvolgendo anche le altre reti, quindi anche tanto il lavoro dei centri d'ascolto parrocchiani è fondamentale, perché anzi io mi rendo conto, rispetto a quando lavoravo al centro ascolto stranieri, che da questo punto di vista io mi sento molto più fortificata e tranquilla, perché so che c'è la rete dietro, che dal punto di vista sociale, economico, c'è un bel sostegno dietro, e quindi so che posso fare comunque un buon lavoro perché una rete dietro c'è, quindi anche per questo lavorare in rete è proprio fondamentale. E poi, quindi con queste persone poi ci vuole un graduale rinforzo delle risorse che sono già presenti, e poi con loro lavoriamo su quelle che sono quelle da acquisire, le nuove competenze, quindi per esempio inserendoli nei laboratori, quindi pian piano iniziano a relazionarsi anche con le altre persone, e insomma, per acquisire sempre più competenze sociali. Ok, io... dovevo sempre mettere la mia slide finale. Grazie. Allora, ringraziamo intanto Sonia per questo che ci ha detto. Vi abbiamo un po' raccontato quello che succede nel secondo livello, visto che quello che succede nel primo livello lo sapete benissimo perché lo fate voi, quindi non era necessario per noi raccontarvi, insomma, quello che voi già fate normalmente nella vostra attività. Volevo sapere se c'erano, abbiamo qualche minuto ancora, volevo sapere se c'erano domande, perplessità, dubbi, cose da dire, da chiarire. No. Io volevo chiedere una cosa, ho visto che sono stati presi in carico 32 persone, e quali sono i motivi di non presa in carico? Cioè, allora, sono quelle difficoltà che dicevamo di... non so. No, il progetto di officina è strutturato su due livelli, no? Quindi c'è un primo livello che viene, come dire, seguito a livello territoriale, quindi di PTA territoriale di prefettura o di PTA diocesano. Questo non richiede a noi la presa in carico come caso complesso, che richiede un orientamento di secondo livello, che richiede tutti quegli approfondimenti. Si tratta di persone che sono... diciamo quasi pronte e ben accompagnate già dalla struttura inviante. Per queste persone noi solitamente facciamo match tra la candidatura e la proposta che viene inviata. Quindi noi facciamo un collegamento e ci occupiamo del passaggio.
Tra l'altro, approfitto, Elena, vi faccio un appello accorato, cioè noi abbiamo difficoltà nell'avere poi un feedback di come è andata, ci proviamo a saperlo con le aziende, con i nostri vari partner, però è molto difficile per noi monitorare certo. poi l'andamento delle persone che non abbiamo seguito direttamente. Laddove invece la persona ci viene inviata esplicitamente per un orientamento di secondo livello o ci viene inviata perché è una persona in una situazione sociale molto complessa, noi come equip siamo in 8 e siamo divisi territorialmente, ognuno di voi ha un referente di settore che è rappresentato dalle persone che lavorano con noi, quindi Antonella, sì, Marco, sì, Maria sì. e così via. Quindi inizia la collaborazione tra PTA e referente territoriale, il quale poi il referente territoriale porta il caso in equip e a quel punto noi analizziamo il caso insieme e valutiamo insieme se è necessario procedere poi con una presa in carico, che vuol dire l'approfondimento, un orientamento di secondo livello. Ok, pensavo fosse un ulteriore livello, chiedo scusa, io sì, no. questo l'avevo abbastanza sì. chiaro. È chiaro che non possiamo fare bilanci di competenze o approfondimento certo. per questo tutti quanti. A noi farlo fare farlo. Come dire, cerchiamo di farlo per le persone che sono proprio più incasinate, scusatemi il francesismo, insomma, che hanno proprio una serie di difficoltà che mi viene in mente, vedo Antonella qui, mi vengono in mente delle situazioni di tirocinio che veramente sono, come dire, accompagnate pezzetto per pezzetto per costruire, per fare. Questo richiede, come dire, un intervento un pochino più approfondito. Allo stato attuale chiaramente non, ma non è nemmeno necessario poi, no? Perché in realtà per alcuni è più necessario, per altri decisamente meno. Spero di aver risposto sì, alla sì, tua sì, domanda. Sì, no, avevo capito male. Isabella. Ecco, no, sono un po' scoraggiata ecco, perché io vedo una difficoltà precedente, cioè le persone che abbiamo, per cui abbiamo fatto una segnalazione, che abbiamo messo nella possibilità di fare un intervento, sono estremamente discontinue. Probabilmente è un lavoro, cioè forse dobbiamo imparare noi a mantenere un migliore aggancio. Perché mi sono accorta che vengono le persone con grande entusiasmo, allora sì, hai bisogno di lavorare, allora vediamo di aiutarti, dopodiché spariscono, non riesci più a riacchiapparle, poi magari ritornano a un certo punto, però c'è una grossa difficoltà a fare un percorso, perché alla fine non si riesce a capire bene se poi lo vogliono fare o non lo vogliono fare. E quindi, non so, questa cosa mi scoraggia un po', perché voi vedete un percorso molto strutturato che noi non riusciamo a strutturare. Sì, sono due aspetti diversi però, eh? Sono due aspetti diversi, cioè noi ci siamo, come dire, organizzate, dotate di strumentazione per fare questo tipo di cosa. Quindi nel momento, Isabella, mi viene in mente un paio di nomi, no, su cui noi ci eravamo anche sentite, cioè, nel momento in cui una persona che viene da te accetta poi di venire da noi e come dire, di impegnarsi su una determinata cosa, a meno che non sia come un paio di ultimi che abbiamo visto, che erano anche abbastanza frettolosi, della serie o mi fai lavorare o ciao perché non c'ho tempo da perdere, però tendenzialmente loro si trattengono, cioè seguono con noi, ma noi offriamo una roba che è un pochetto diversa, ok? Perché è una cosa che io lavoro nel sociale da tantissimi anni, però è una cosa che anche a me mi ha emozionato molto. Noi siamo in grado di lavorare sul desiderio, non solo sul bisogno. Quindi le persone che vengono da noi, che magari noi sappiamo, mi vengono in mente nomi e cognomi che non faccio per varie questioni, che sappiamo avere avuto un passato complicatissimo, violenze, a noi non ce lo accennano proprio, con noi seguono questo percorso di lavorare sul desiderio, sulla possibilità, che è una cosa liberante. È chiaro che quando arrivano da noi sono stramotivate perché sono state già accompagnate. Voi potete, come dire, fare un pezzetto nel primo livello sulla discontinuità. Questo poi tu poi sai meglio di me che quando poi arrivi vicino al nocciolo della questione rispetto a una persona che viene a chiederti aiuto,
molto spesso si allontana, ti respinge o se ne va, no? Quindi è chiaro, questo non vuol dire che non stiamo facendo il nostro lavoro, vuol dire che noi comunque gli abbiamo insinuato, no? Una possibilità, un dubbio, una cosa, però si difende e poi si allontana, ma poi torna, tendenzialmente tornano, ecco, sono discontinui. Per quello che riguarda noi, quando arrivano da noi sono proprio, respirano uno spazio diverso, che poi può anche portare a raccontarci tutto quello che gli è successo, per carità, però respirano uno spazio diverso. Per quello a un certo punto, nella multidisciplinarietà, siccome sempre otto siamo in questa fase, quindi non è che ci possiamo inventare l'America, io affianco Sonia nei colloqui di orientamento proprio perché esce fuori talvolta anche un'altra parte, però penso che si possa identificare in questo, insomma. Speriamo di farcela. Ma figuriamoci. Ma io volevo dire una cosa. Prego, vai Vincenzo. Volevo puntualizzare che il lavoro che si sta facendo secondo me è molto serio, profondo e vicino all'uomo. Il discorso fatto da Oliviero è molto bello riguardo alle il rapporto generale tra lavoro e organizzazione della società, però io penso che noi siamo in trincea, e in trincea quello che serve è un lavoro di conoscenza delle persone, e di approfondimento delle situazioni vissute, e dei traumi che quelle persone che ci arrivano hanno vissuto, di come li possiamo superare, di come li possiamo aiutare, a cominciare proprio dal livello di base, cioè dai nostri CDA e coadiuvati poi dai PTA, e intanto a questo livello si può fare già tantissimo, cercando di approfondire le problematiche dei nostri utenti, cercando di farci aiutare dove serve dai servizi sociali, dalle strutture sanitarie, aiutando queste persone a riscoprire i loro diritti. E l'altra cosa che va senz'altro fatta a livello di base il match tra le occasioni di lavoro che Monica e Sonia ci inviano continuamente, che io per esempio per il settore estero idoro a tutti, e i nostri utenti. E molte restano quasi inevase, restano senza candidati, e io credo che ci dobbiamo sforzare di fare questo lavoro di accompagnamento umano, di condivisione con i nostri utenti e cercare assieme a loro la via migliore da perseguire. E per gli utenti invece che hanno già una condizione di base più favorevole, che hanno una migliore stabilità psicologica personale, delle competenze già ben strutturate, ma che per un motivo o per l'altro hanno perso il lavoro, noi stiamo creando una rete istituzionale con aziende, confederazioni, con il comune, precisamente con i CoL, con i centri per l'impiego, con agenzie per il lavoro, con programmi finalizzati come garanzia occupazione e lavoro che stanno partendo, che è molto intensa, e vedrete nelle prossime riunioni quanto già bolle in pendola. Vi invito veramente a partecipare, perché saranno esposte strategie occupazionali ben precise da parte di questi nostri partner. E questo è un lavoro grosso che è stato fatto e che darà nel tempo sicuramente dei frutti ottimali, ma li darà se a livello di base sapremo sfruttarli bene. Io vi invito veramente in maniera calorosa in ogni prefettura a creare dei gruppetti di lavoro che riuniscono 3-4 persone e che seguono i casi più rilevanti, più meritevoli di essere avviate verso queste opportunità lavorative. Non è un'occasione generica quella che offriamo, è fatta di cose concrete e richiede che tutti noi ci teniamo continuamente in contatto, guardiamo le email. Vi invito a seguire tutti gli incontri successivi, perché saranno fatti di occasioni concrete, a cominciare da quelle con i CoL. Ognuno di noi avrà la possibilità di vedere chi è responsabile del CoL del suo territorio, Domina per le badanti e le collaboratrici familiari, Enuit per la formazione e così via. Col tempo avremo
rapporti con agenzie per il lavoro, con le confederazioni che ci mettono a disposizione il matching tra domanda e offerta. Si tratta di un lavoro molto complesso, che però può riuscire davvero solamente se comincia bene dalla base e continua bene in un rapporto intenso tra la base e la struttura centrale di Caritas Diocesana, Officina delle Opportunità. Ecco, Grazie, grazie Vincenzo, grazie, grazie. Monica, rapidamente Carlo, mi sì. collego sì, al volo con quello che diceva Vincenzo, che sottolinea l'aspetto che io volevo evidenziare, soprattutto per quanto concerne il ruolo del PTA. Perché dall'ultima esposizione, visto queste slide che ha presentato Sonia prima, ci sono degli argomenti che magari stasera, se avessimo avuto più tempo, avremmo potuto sicuramente affrontare meglio, approfondire meglio, perché toccano degli argomenti proprio operativi e degli aspetti importanti che poi sono funzionali a quello che noi stasera, almeno io mi aspettavo. Per quanto riguarda una valutazione che posso fare io, che il PTA su questo argomento da solo, una persona, un referente di PTA, dover essere in grado poi di fare un servizio, di sostenere, di aiutare tutte le parrocchie della prefettura, io credo che sia un compito veramente gravoso. Ecco perché dicevo prima, probabilmente valutare anche quelle riflessioni che ha fatto prima Vincenzo, perché dovremmo rivedere un pochino noi, perché le problematiche mi sembra che sono tante, e che almeno quelle che ho intuito stasera, perché poi, come ti ho detto, probabilmente è un argomento che vedi, poi non è che ci sono stati molti interventi o molti di chiarificazione e di approfondimento, perché abbiamo finito, è finita la riunione. Ha messo tutto fuori una serie di argomenti, di aspetti, di problematiche che probabilmente per quanto mi riguarda non c'è il tempo di dover fare E noi domande. l'abbiamo fatta apposta, non è vero. Avevamo capito io. No, Avevamo capito, Monica, bravo, tu sei. no, no, Ormai sei perché... diventata una stratega della Caritas, va No, no, bene. avremo modo, noi abbiamo parlato, insomma, nella prima formazione che facemmo affrontammo un po' la questione, stavamo partendo. Poi gli incontri sono tanti e in ogni incontro che faremo con un partner noi ci prenderemo la parte per confrontarsi. È chiaro che non si chiede al PTA di fare Superman, nessuno lo pretende, no? Ed è per questo che noi ci riferiamo ai PTA e non ai centri d'ascolto, perché neanche noi siamo Superman e non potremmo rapportarci con 336 parrocchie. È una cosa improba, siamo in 8, non ce la possiamo fare. È chiaro che noi lavoreremo, almeno per quanto concerne questo aspetto, no? Io non entro nel disegno più grande della riorganizzazione territoriale. Per quanto riguarda questo aspetto, per quello noi chiediamo sempre bene chi sono i referenti, chi se ne occupa, eccetera, eccetera. Noi cercheremo di fare un percorso di formazione permanente spalmato lungo tutto il corso dell'anno pastorale per condividere strumenti, ma anche per, come dire, ragionare insieme su aspetti positivi e aree di miglioramento. È chiaro che si chiede una cosa che un po', esula da quello a cui siamo abituati, no? Si chiede di lavorare culturalmente su un tema, e di far passare un certo tipo di mentalità. Però, ripeto, lavoreremo insieme su questo, cioè nessuno di noi ha le soluzioni, no? Non so come dire. È chiaro che a tutti noi serve, la possibilità di approfondire, di confrontarsi realisticamente su quello che un PTA può o non può fare, a seconda poi del territorio al quale appartiene, perché sono tutti territori diversi e ognuno ha una realtà diversa, così come ogni parrocchia alla fine è un mondo a sé, questo lo sappiamo, ogni servizio diocesano. Però, la sfida è interessante, io sono molto gasata per questo progetto, perché ti dà proprio l'opportunità di incidere e di dare valenza pedagogica a un tema che non è solo faccio qualsiasi lavoro, basta che guadagno, no?
anche far passare, ma anche tra di noi operatori, far passare questo tipo di cultura sulla dignità del lavoro, sui messaggi che si devono dare, sul fatto che bisogna essere persone serie e preparate per andare a lavorare. Dopo ti puoi arrabbiare se magari non vieni considerato, non vieni preso, anche questo, no? La dignità del lavoratore, secondo me, passa anche attraverso queste cose. Però, Carlo, ti ripeto, avremo occasione di approfondire anche le aree di miglioramento. Sì, perché, ripeto, è un servizio che è partito quest'anno e che sta cercando di coniugare territori e servizi diocesani. E guarda, è una grande sfida, insomma, questo. Quindi avremo modo di cercare di rendere tutto il processo più fluido possibile con l'equipe, con Vincenzo, con gli altri. Ci siamo già resi conto che magari alcuni passaggi potevano sembrare un pochino troppo macchinosi, stiamo andando a semplificare. Però mi sembra una bella prospettiva, ecco, rispetto a dove andare, ecco. Senti, soltanto due parole. Innanzitutto, grazie per la presentazione che è stata fatta del secondo livello. Molto, molto interessante il lavoro che fate di secondo livello. Io una banale informazione volevo chiedere. I servizi, i PTA servizi, che ho idea di cosa sono i PTA diocesani, quelli delle prefetture, eccetera, ma i PTA servizi a cosa si riferiscono? Soltanto In un'informazione ogni banale. area di Caritas, no, io vedo davanti a me quel signore che ci ha scritto Lea, ma in realtà si chiama Mario Guerra, che lavora per esempio per un servizio che si chiama Aiuto alla Persona, no? In ogni area, in ogni servizio di Caritas, Aiuto alla Persona è una specie di ibrido, diciamo è un'area servizio, ci sono dei referenti, cioè ci sono delle persone, così come ci sono all'interno dei territori, ci sono dei colleghi che si occupano di questo aspetto, quindi ai quali noi mandiamo le candidature e che ci mandano poi a loro Dei volta i candidati. Ok, candidati, esatto. grazie. Siete stanchi? Abbiamo sforato un po', vero poveretti? No, Marina Galaxy, che mi dice? soprattutto Carlo è stanco stasera. Carlo è un po' Lui è provato, sì. abbastanza stanco. È provato, è provato. Va bene, allora io vi Sono vecchio. se non ci sono altre domande, io vi libererei così andate a farvi gli spaghetti per stasera. Avere la registrazione, Isabella, sì. Grazie Elena. E dunque, in questi giorni noi vi contatteremo via mail per il prossimo incontro del call, ok? Ok. Ricordatevi che è sdoppiato a seconda dei territori. Allora, essendo sdoppiato, ci sarà la presentazione dell'accordo, quindi il contenuto più o meno sarà lo stesso in tutte e due. Sarebbe auspicabile che partecipaste in quello del vostro territorio perché ci saranno i referenti territoriali dei call, che chi lavora in centro d'ascolto o in PTA già conosce da tanti anni perché insomma sono nostri amici di trincea, però secondo me potrebbe essere come dire, un aspetto importante proprio per creare questa collaborazione un po' più stretta. Vi manderemo poi tutte le indicazioni, il link e tutto quanto. Vi manderemo il materiale di stasera e poi con calma vi manderemo le registrazioni perché c'è tutta una questione tecnica che vanno scaricate, fatte, insomma, ci vuole un po' più di tempo. Però vi invieremo tutto il materiale. Ok. Ok? Va bene, signori. Franco vedo che mi saluta. Carlo va a farsi una pennichella perché ho provato. No, grazie a tutti, davvero. Grazie mille. Grazie a voi, Grazie a buona voi. serata a Grazie. tutti. Ciao. Saluto a Ciao, tutti. grazie a tutti. Ciao, Ciao, ciao. grazie. Grazie a tutti, Ciao. scusate il ritardo. Ciao, Monica. Ciao. Ciao. Sera a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera, grazie di Grazie tutto. a voi. Allora, vediamo se settimane Va bene.